Oggi in questo video vi voglio mostrare la differenza di lavorazione della maglia bassa. Una maglia bassa lavorata in un modo che ha questo risultato e una maglia bassa lavorata in un altro modo che dà questo risultato di una maglia con il punto evidenziato ad X rispetto a questo punto che evidenia una V. Ci sono diversi modi per lavorare la maglia bassa e uno è questo, che forse sarai solito lavorarlo anche tu. Ti infili nella maglia, giusto? Prendi il filo da sopra, vai dentro il punto, prendi il filo e chiudi il punto. Ti faccio vedere, prendi il filo. Ecco, questo è solitamente ero abituata io a lavorare in questo modo la maglia, prendendo il filo da sotto, quindi mi infilavo nella maglia, passavo l'uncinetto da sotto a sopra al filo e poi me lo agganciavo e lo trascinavo tra le due asole in questo modo. L'altro metodo per lavorare la maglia bassa è quella ad X, ossia che ricrea una X sul tessuto anziché la V. Andiamo a farla nella pratica. Allora, ci si infila sempre nella prima maglia. Rispetto al metodo usato precedentemente, invece di prendere il filo da sotto, questa volta ci agganciamo da sopra e lo trasciniamo all'interno del punto, in questo modo. E sempre da sopra ci agganciamo per finire il punto. Questa manovra permette di fare la X sul tessuto. Quindi non andremo più ad agganciare il filo da sotto a sopra, ma bensì da sopra. Lo trasciniamo nella maglia e lo stesso facciamo con l'altro. Questa manovra permette di avere i punti più ravvicinati ed è ottimo per lo svolgimento degli amigurumi perché permette di avere un tessuto più compatto e l'imbottitura è praticamente impossibile che si possa vedere all'interno del lavoro, quindi verrà ben celato con questo tipo di punto l'imbottitura al suo interno. Quindi questo punto, questa manovra è più indicata, anzi direi che è il punto base per fare gli amigurumi e ti permetterà anche di avere un punto ben segnato qualora tu debba poi andare a fare dei ricami o delle decorazioni sugli amigurumi. Riuscirai ad avere un conteggio delle maglie molto più chiaro rispetto a una lavorazione fatta con la maglia bassa a V normale. Quindi questo tipo di lavorazione l'ho notata su tantissimi amigurumi svolti dagli amigurumi designer famosi. Ed ecco così, completate le due sfere, vi ho mostrato la differenza lavorando un punto detto maglia bassa ad X e la maglia bassa, diciamo così, normale. Volevo mostrarvi anche la differenza della dimensione. Ho lavorato lo stesso numero di maglie e guardate la differenza tra una maglia bassa fatta normalmente, diciamo, e questa invece lavorata ad X. La lavorazione risulta più compatta, più stretta rispetto a quella fatta con l'altro punto. Noterete la differenza anche nel tocco. Provate a lavorare entrambe le tipologie di maglie e toccate il tessuto, noterete la differenza anche della lavorazione. Spero che questo video vi torni utile, fatemelo sapere cliccando sul mi piace di questo video, iscrivendovi al mio canale per vedere i prossimi video tutorial e lasciatemi un commento raccontandomi la vostra esperienza. Ditemi, voi di solito per fare i vostri amigurumi utilizzate il punto maglia bassa normale, diciamo così, oppure anche voi utilizzate la maglia bassa ad X? Sono curiosa di leggervi. Ciao, ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao ciao e mi raccomando, restate curiose.